Allora, siamo tornati dall'altra parte del mare e qui abbiamo una delle caverne che dobbiamo visitare, ma non c'è modo di attraversarla, non a piedi perlomeno. Questo vuol dire che dovremo probabilmente fare il giro dei fiumi, solo che mi sono ricordato di una cosa: noi non possiamo scalare i fiumi, il che è una fregatura. Dobbiamo trovare un punto d'entrata e attraversare il fiume pezzo pezzo, quindi entriamo da qui, giriamo qua sotto, oppure potevamo entrare da qua, non lo so. E da qui voliamo con la nave facendo tutta quanta la parte terrena, perché per qualche arcano motivo oltre gli alberi non possiamo volare. Di qua ci sono due alberelli, ci bloccano. Facciamo il giro da questa parte e dovremmo quasi esserci. Esatto. Vabbè, in realtà aspetta. Ah no, non è vero. Stavo dicendo possiamo lasciare giù la nave e andare a piedi. No, in questo punto no. In questo punto c'era l'acqua lo stesso. E via. Entriamo nella caverna Ateca. E lì abbiamo il nostro tablettino. E guarda un po' il caso, è pieno d'acqua. Fammi indovinare, devo usare siccità una volta che sarò riuscito a fare tutto il giro. Ma come facciamo a fare tutto il giro? Bella domanda. In teoria posso usare siccità da qua, giusto? Perfetto. Andata. Che evocazione sarà questa? Andiamo a scoprirlo. Però secondo me usa acqua e fuoco. Vediamo. Uno dei due ci ho azzeccato, secondo me. Uno dei due. Caotlich, non lo so. Acqua e vento, vabbè, non ci sono andato lontano. Com'è che ti chiami tu però? 3 di acqua e 3 di vento, eh? Il problema sai cos'è? Che se tu punti davvero a giocare facendo per bene una classe, ti devi scordare di abusare delle evocazioni e dei digin. O meglio, i digin ogni tanto puoi. Il problema viene proprio con le evocazioni, perché toglierti 3 digin vuol dire perdere molte delle statistiche. Quindi, quatlique. Non lo so, vai. Ah, aspetta, fa su di noi. Una dea che porta l'acqua della vita. Ok, Eclissi non l'avevamo visto, vero, l'altra volta? Andiamo con Eclissi prima. Eclissi! Bello, questa è una delle evocazioni più belle in assoluto, in tutto il gioco. Madonna mia, che casino che ha combinato. A livello di danno non ha fatto niente di che, però. Ok, dicevamo 3 di vento e 3 di acqua. Riproviamoci. Ma giusto per vederla, niente più niente meno. Vediamo che cosa fa. Ah, è una dea dell'acqua. Ok. È tipo acquanello di Pokémon sta roba. Sì, sicuramente ci dà PP e forse PP e sicuramente PS. Magari ci toglie anche i malus. Vediamo. PS, PS. Wow, 48 PS. Mamma, ne vale assolutamente la pena. Terribile questa evocazione. No, direi che proprio non ne vale la pena mai. Purtroppo mi sono accorto solo adesso che ho registrato avendo messo OBS in pausa. E abbiamo ottenuto una nuova evocazione qui nella grotta di Angara. La grotta si trova qui sopra l'Ov. Non vi siete persi nulla. È un enigma stupidissimo dove devi mettere le casse una sopra l'altra. Vi chiedo scusa, ma non mi ero accorto di aver messo in pausa. Però almeno vi faccio vedere l'evocazione. Se appare qualcuno. Ecco appunto. Aures. A me pare una manina cattiva quella. Però, tra l'altro, mi sembra anche l'evocazione di Zagan. Attacchiamo. Aures. Sì, certo. Ma che cattiveria. Bello, bello anche questo. Molto bello. 214, 308, 246. Non male. Poteva essere peggio. Eccoci ritornati alla roccia del magma. E ora finalmente, grazie all'aiuto di Ivan, possiamo alzare sta rocciona e proseguire. Eccoci qua. Chi imparerà dei nostri qualcosa di nuovo? E quelle belle statue che si sparano il fuoco addosso? Forse scoppio ci serve? Può essere. Lo imparerà Garrett oppure Jenna, quella mossa nuova che apprenderemo qui? Non lo so, scopriamolo subito. Allora, qui si può proseguire. Visto i precedenti
nelle altre rocce, proviamo prima a salire, poi vediamo se scendendo proseguiamo da qualche parte, ad esempio qui. Aspetta. No? Sì, lo carica, perfetto. Che figata. Abbiamo scoperto qualcosa puramente solo col tentativo, grande. Beh, non è sto gran shortcut questa cosa che abbiamo sbloccato, capiamoci però. Allora, vogliamo già scendere di sotto? Vediamo chi è il nostro nemico. Abbiamo un masso furioso e un ghifo saggio. Allora, tra parentesi, so che c'è una lista di oggetti che bisognerebbe ottenere uccidendo determinati nemici con determinate mosse o digin. E dovrei vedere se in queste zone, per esempio, uccidendo sti grifoni, per dire, otteniamo qualcosa. Se facciamo così... No, ho sbagliato. Se facciamo così, spariamo da qualche parte? Sì, però no. Forse devo... Sì, però no. Oh! E vaffanculo, dimmelo. E io non me l'aspettavo mica. Ok, quindi se non ha un obiettivo a cui sparare, serve per lanciarti in aria. D'accordo. Mi fa molto ridere l'effetto, però ci sta, vabbè dai, è una bella meccanica. Proseguiamo, ecco qua, nella speranza che non appaia nulla che ci butta di sotto. Ci sarà anche qui un idolo danzante o qualcosa di simile? Scopriamolo tra poco. Tra l'altro, aspetta, fammi vedere. Ok, qui c'è una cesta. Questo vuol dire che dall'altro lato ci sarà un modo per scendere, giusto? Dobbiamo anche usare crescita. Dobbiamo scendere qui. Eccoci qua. Un oggetto normale che aumenta le statistiche. Wow, butta via. Non voglio spazzatura nel mio inventario. Cioè, veramente, mettere... giusto, non abbiamo... Ah no, abbiamo lui. Stavo dicendo, non abbiamo più nessuno che fa crescita. E mettere un oggetto lì giusto per fare spazio non serviva assolutamente a nulla. Perfetto, Sara sale di livello, bravissima. Questo è uno shortcut. Andiamo di sopra a vedere un altro shortcut chiuso. Perfetto. No, in realtà mi sa che quella è la strada giusta, solo che prima, ovviamente, dobbiamo far esplodere tutto. Vai! Kaboom! Ecco fatto. Mi piace un sacco che in realtà non è solamente una palla di fuoco, ma è proprio spostare l'esplosione. Quale dei due sarà quello giusto? Probabilmente entrambi. Scopriamolo subito. Ecco fatto, iniziamo da questo. Allora... Non è che ci portano tutte e due... Ok, siamo andati dalla parte giusta. Dicevo, non è che ci portano tutti e due da qualche parte specifica. Ad esempio questa. Ecco qua, vai. Kaboom. Mi piacciono un sacco le esplosioni perché sono identiche a quelle di Metal Slug, palesemente. Ah, ok. Qua dovevamo far scoppiare, adesso scendiamo di nuovo. Esatto. Ci facciamo lanciare in aria dalla testolina. Ecco qua. Piu, 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 piu. E andiamo a prendere l'espresso. Che tra l'altro io avevo visto la roccia lì che si rompeva, ma pensavo di doverla far scoppiare così da questa distanza e poi poter saltare. Però forse non ci arrivava neanche. Ok, abbiamo un leech e un grifo saggio. Allora, in altri casi me ne fregherei relativamente, però voglio provarci. Sia Leech che il grifone ci danno lo stesso oggetto, solo che il grifone ha più drop rate. E per ottenerlo dobbiamo ucciderli entrambi con Digin di Vento. Vediamo se funziona. Allora, difesa abbassata. Vediamo. Avremo ottenuto l'oggetto? No. Peccato. Spostiamo anche questo. Vediamo prima di sopra o prima a sinistra. Direi prima a sinistra, dai. Magari ci troviamo giusto, giusto. Mi ricorda un po' l'ultima zona del primo Golden Sun dove abbiamo trovato il Digin d'acqua. Allora, calmi un attimo. Già ci siamo buttati nel punto giusto. E questo
è un bene. Quello... Oh, devi fare tutto velocissimo. Calmi un attimo. Facciamo le cose col giusto ordine. Di qua non c'è nulla. Se ci buttiamo a quello sinistra, saltiamo, arriviamo qua e saliamo di sopra. Perfetto. Di qua ci arrivo? Direi di no. Allora, la cesta la facciamo dopo, ok. Ci sbrighiamo andando da questa parte e via. Dai, 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 dai. Ecco fatto. Sai che secondo me anche dall'altra parte avevi il tempo giusto per fare il tutto, però fai prima a buttarti almeno dalla parte giusta? Fammi solo vedere. Beh, no, non puoi saltarci sopra ed è inutile farlo. Ok, fatto ciò, spostiamo questo di qua. Ecco qua. E credo sia questo. Vediamo. No, azz. Allora, qua ti fa risalire. Quindi, se non era quello, è questo qua. Vediamo. Wow, ne è valsa la pena. Ok, forse andare a sinistra era la scelta giusta. Quindi proseguiamo di qua e dopo andiamo dall'altra parte. Lì c'è una cesta e credo che fosse il premio a cui dovevamo puntare. Allora, è giusta questa parte qua? Sì, perché è una via di ritorno. Perfetto. Siamo già alla cima, fantastico. Però, da questa parte come proseguiamo? Così, ok. E a cosa ci porta a spostarlo? Scopriamolo subito. Saltiamo e scopriamolo. Ecco qua, perfetto. Facciamogli fare uno scoppiettino. Kaboom! Puff! Ecco qua, a posto. Dai che ci siamo, dai che siamo sulla cima. Scendiamo di sotto, ecco qua. Spostiamo questo e via. Dove siamo? Dove siamo? Ok, qua di nuovo il giochino evita il coso esplosivo. Solo che l'altra volta perlomeno era solo una folata di vento. Scendiamo di sotto e vediamo che cosa c'è. Magari arriviamo alla cesta. Non so se arriviamo alla cesta, ma siamo arrivati sicuramente. Ah, questo è lo shortcut. Quindi la zona dove siamo, dove volevamo andare prima, portava a questo. La coda di salamandra. È un coso forgiabile, certo. Vediamo di qua se possiamo arrivare da qualche parte. Allora, in teoria sì, ma dobbiamo scendere di sotto. Dunque, andiamo da questo lato, sperando sempre che non appaiano facce all'improvviso che ci fanno cadere di sotto. Ecco qua. No, dall'altro lato. No, corri, corri. Uff, meno male che eravamo un piano di sopra. Ecco fatto e via. Dai che ci siamo, forza. Allora, possiamo scendere di sotto a piedi. Possiamo salire di sopra. Quello è un bel sassolone. Fammi indovinare però. Non possiamo attivarlo, non da qui. Possiamo da questo lato perlomeno? Scopriamolo subito. Kaboom! Passaggio liberato. Prima di scendere di là, entriamo qua dentro che magari è la cosa giusta da fare. La roccia del magma. Ah no, siamo già all'interno. Ok. Quindi il percorso da fare era necessario per poter entrare. D'accordo, d'accordo. Pensavo si entrasse dal basso, come al solito. Scendiamo con lo scivolo, con le scale. Mi sa con lo scivolo. Ok. Ah ok, quello ci serve per risalire. Perfetto. Scendiamo ancora. Eccoci qua. Ah, è uno shortcut, giusto. Mi ero dimenticato di questo.